Il calcio è bello anche perché sa sorprendere. Nuova Fete e la Sampierana sono due delle sorprese di questa stagione. La formazione del presidente Melini ha cambiato decisamente marcia nel 2022, appare tra le formazioni più in forma del torneo entrando di diritto in zona playoff, mentre Nuova Fete, oltre a ritagliarsi una tranquilla salvezza, coltiva il sogno playoff. Ad arbitrare la gara Giuliano Salli di Faenza, coadiuvato da Nicola Mancini della sezione di Rimini, tra l'altro impegnato il giorno prima nell'anticipo tra Asare Granata e Michela Gamberoni della sezione di Faenza. Dopo una fase iniziale di studio, a nono arriva la svolta della gara. Baldinini si disimpegna ottimamente nel tenere in campo la sfera, non è dello stesso avviso l'assistente Nicola Mancini della sezione di Rimini, che segnala l'uscita del pallone, scaturendo una frase poco garbata del centrocampista di casa che, una volta segnalata al direttore di gara, viene punita con il cartellino rosso, creando stupore in campo e incredulità in tribuna. Nuova Fete in 10 uomini. La gara cambia decisamente, Sampierana padrone del campo. E vicinissimo vantaggio su questo disimpegno errato di Valentini, Pippi si invola verso la porta avversaria, Andreani ci mette una pezza. Berni invece fa gridare a gol la formazione ospite, cogliendo il legno superiore della porta difesa dall'estremo di casa. Dall'angolo il portiere ancora una volta impegnato, questa volta a terra su questo tiro proveniente dalla destra. Prima della mezz'ora gli ospiti passano, Lanzi recupera palla, appoggia per Narducci, il centrocampista tenta la battuta verso lo specchio della porta, trovando una ribattuta che diviene un invito per il ben appostato Giacomo Pungelli. Il classe 2004 non si fa pregare, trovando i gol del vantaggio. Sampierana che continua a premere, qui Lanzi appoggia debolmente tra i guantoni di Andreani, lo stesso numero 1 di casa, 43esimo in uscita su questo invito di Narducci, evita guai peggiori ai suoi, mentre al 45esimo ci vuole ancora la sua bravura per evitare il capitombolo su questa conclusione ravvicinata di Pippi. Squadra riposo sullo 0-1, non senza polemiche. Nella ripresa Lanzi sfiora il colpo de capò, Andreani blocca la sfera sulla linea di porta, il Nuova Fete replica con l'unico tiro in porta ad opera di Boschetti, ma gli ospiti non smettono di insidiare la porta di Andreani, che ancora una volta nega la gioia del gol a Lanzi, che non la prende certamente bene. Ennesimo pallone recuperato dai bianconeri che continuano a sprecare la chance del raddoppio, qui Pippi a calciare da posizione favorevole alle stelle. Ed è clamoroso l'occasionissima capitata a Lanzi, il numero 9 in contropiede si accende per poi defilarsi per perdere l'obiettivo, pallone che si spegne sopra la porta difesa da Andreani. Prova e riprova a dover perforare la porta di casa e non è entrato Para, che forse riceve palla al di là della linea difensiva del Nuova Fete in sospetta posizione di offside, ma nulla da togliere alla sua discesa che produce finte contro finte per poi depositare la sfera alle spalle di Andreani. 0-2 ed esultanza la Langella, colui che chiamavano in Sardegna spacca tutto. A giudicare proprio dall'esultanza, con tanto di tifosi a festante colpite in pieno, il paragone ci sembra azzeccato. Rassicuriamo i familiari con la tifosa che ha la forza di esultare dopo la sicurezza, questa volta, della vittoria. Una partita dove la Sampierana vince meritatamente. Nuova Fete 10 uomini non è riuscito a tamponare la forza ospite né a concludere verso lo specchio della porta. Ma se le immagini televisive servono a qualcosa e soprattutto a qualcuno, la federazione è libera di chiamare per provvedere a filmati e a corsi efficaci. Sappiamo che il ruolo di direttore di gara è duro come quello dei guardaline, ma maggiore preparazione in determinati casi non guasterebbe. Quest'anno tra eccellenza, promozione e prima categoria, i promossi si contano sulle dita di una mano.